Cristo, sto a farmi la barba. Pronto? Chi? Più forte, non sento, sto a farmi la barba. Ah, squadriglia? Come? No, no, dicevo tra me, sto a farmi la barba. Sì, va bene, fate salire. Sì, grazie, grazie. Come ha detto, squadriglia. Ma mi pare che sia commendatore questo. Sei tu, sei. Caro, carissimo Cecè. Scusami, sai, scusami, mi sto facendo la barba. Accomodati, commendatore, accomodati. Grazie, sei disturbo, non... No, che disturbi, per carità, con te non faccio cerimonie, seguito a radermi. Siedi, siediti pure. Puoi parlare, sai, ti sento, la porta è aperta. Anzi, se vuoi entrare... Entra pure qua. Ah no, grazie, grazie. Fai pure con comodo. Io aspetto. Ho quasi finito, sai. 2 minuti e sono da te. Commendatore, che fai? Non parli? No, fai pure. Sto guardando certi conti. Oh, che massa di là. Uno non si può allontanare neanche 3 giorni che... Se io non vado via presto... Cecè! Guarda che io devo andare via subito, sai. Sono passato per salutarti, ringraziarti e parto alle 11. Così presto? Ma hai già sbrigato tutto? Grazie a te. A me? Perché? Mio caro, se non era per te, figurati... Ti avrei trovato così presto la strada per arrivare a Sua Eccellenza. Sì? E te l'ho fatta trovare io la strada? Cos'è? Non te lo ricordi più? No, quale eccellenza, scusa? Con quale eccellenza vuoi che abbia da fare un disgraziato appaltatore come me? Voilà, buffone! Ti dai le arie di confonderti perché le conosci tutte, eh? Io le arie? Io le conosco tutte, io? Ma cos'è? Ti offendi? No, no! No, per carità, non mi offendo, mi fa rabbia. Perché ti assicuro, mio caro, che io non conosco invece nessuno, credimi, nessuno. Guarda, pensavo proprio a questo mentre ero di là a farmi la barba. Che è una bella sorte la mia. Cecè, 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 tutti mi chiamano Cecè. Un passeraio, 100.000 mi chiamano Cecè. Sì, a Milano, a Venezia, a Genova, a Firenze, a Bologna, a Napoli, a Palermo, tutti, tutti. Sfido! Così conosciuto da tutti. Eh già, eh? Ma così conosciuto da tutti, di un po', ti posso veramente conoscere io, eh? Sì, tu ridi, ridi. Ma di un po', non è uno strazio pensare che tu vivi sparpagliato in 100.000. 100.000 che ti conoscono e che tu non conosci, che sanno tutto di te e tu non sai niente di loro, ai quali ti tocca sorridere, batter la spalla, dire caro, carissimo, restando sempre così a mezz'aria, eh? Anzi, fingendo di interessarti, di ricordarti. E dentro intanto ti domandi, ma chi sarà costui? Ma come mi conoscerà costui? Ma chi è? Ma chi lo conosce? E come sarò io per costui? Perché mi ammetterai che noi non siamo mica sempre gli stessi. Eh no, secondo i momenti, secondo l'umore, secondo le relazioni, ora siamo d'un modo, ora d'un altro. Allegri con uno, tristi con un altro. Seri con questo, burloni con quello. E ti si accostano, ti chiamano tutti Cecè, Cecè, ma a ricordarti come devi essere per questo e come devi essere per quell'altro, se uno ti conosce così o ti conosce cos'ha. Vedi, certuni, rimanere a bocca aperta, proprio come te ora, guarda, sì, proprio così. E non puoi mica dirgli, no, no, scusami, cancella, cancella, per te devo essere un altro. E quale altro? Come posso saperlo se vivo, ti dico, sparpagliato in 100.000? Guarda, se mi ci fisso parola d'onore ammattisco, sai. Mi può capitare, per esempio, di vedere prima una moglie, che mi chiama anch'essa Cecè, naturalmente. 5 minuti più tardi,
posso come niente mettermi a parlare di lei con il marito, senza sapere naturalmente che è il marito di... È imbarazzante, capisci? E tu ridi. No, no, c'è poco da ridere, sai. No, non rido perché... perché no. Ma di la verità. Cosa? Ma tu lo sai chi sono io. Ma che discorsi, ma cosa dici? Ma te ti conosco benissimo. Tu sei... No, dici di no. Ma sì che ti conosco, tu hai un fratello. Filippo. Filippo, e vedi che mi ricordo. Solo in questo momento non riesco a ricordare chi di voi due è il commendatore. Tu sei il commendatore. Io? E non ti ho chiamato commendatore quando sei arrivato. Certo. Ma vedi che mi ricordo, siete due fratelli. Filippo, tuo fratello. E tu come ti chiami? Carlo. Carlo, bravo. Carlo e Filippo Squadriglia, costruzione. Sì, mi ricordo, come no? Due fratelli, lui l'occhio e tu la mano. Ah, sì, è vero, no, tu l'occhio, sì. No, scusami, oggi sono particolarmente stanco, non ho dormito stanotte. Una bomba, vedo. Fu una bomba? Mina! Ah, una mina! Ma mina! Fa vedere, ma te l'hanno murato bene. Ah, davvero, liscio, non si vede niente, puoi essere contento, bravo, bravo. Ma vedi che mi ricordo perfettamente, ci siamo conosciuti... Aspetta, dov'è che c'avevi l'impresa di un porto? A Palermo, a Palermo, per la riparazione dell'antemurale del porto, ecco, no? Sì, a Palermo, antemurale, vedi che mi ricordo perfettamente. Certo. E ti ho reso quindi un gran servizio, hai detto, vero? Scusa, vado... Prego, a prego. Ma da chi? Da Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici? Dopo. Prima dal sottosegretario e poi dal Ministro. Ah, sì? Ah, prima anche dal sottosegretario. Beh, certo. Mi fa piacere. Sì. E di un po', Squadriglia. Eh? Oh, dico, una tua giornata, immagino, deve valere qualche biglietto da 1000, vero? Capirai, con un'impresa come la mia, stando lontano sempre in mezzo a una manica di ladri. Sì, scusa, vado a mettermi la giacca. Perché? Cosa hai detto? Che sono in maniche di camicia? Cosa? No, ho detto manica di ladri! Ah, avevo capito. Bene, bene, mi fa piacere. No? Quindi ti ho fatto risparmiare una bella sommetta, commendatore? Certo, caro, certo. Ah. Oh, era una settimana che mi facevano scarpinare, mi mandavano da Erode a Pilato e allora... merce tua. Ed è per questo, cioè, che io... non ho parole per ringraziarti. No, io vorrei esprimerti proprio la mia riconoscenza, una gratitudine. Ma cosa fai? Piangi, ma lascia perdere, ma te ne affliggi. Ah, sei proprio afflitto, te ne riparti con l'afflizione di non sapere come ringraziarmi. Cioè, davvero. Senza complimenti, se posso. Ma che scherzi? Senza cerimonie. Ma non vuoi scherzare? Ma per chi mi prendi? Io non pensavo di... Sei sempre in mezzo a tali pasticci, hai talmente le mani bucate che mi sono permesso di offrirti... No, scusa, aspetta. Sì, è vero, ho le mani bucate, ma non così. Abbi pazienza. Il tuo gesto è veramente brutto, commendatore. Scusami, mio caro, ma io credevo che tra amici... Ma io li tratto bene, però, gli amici. Anche se costo loro qualche sacrificio, li tratto bene. Hai sbagliato, commendatore. Lo devi ammettere. Hai sbagliato. Ma cos'è? Ti sei offeso? Io no, per carità. Stavo studiando il modo di levarti l'afflizione adesso. Ecco, ti vedo così mortificato. Vorrei darti in cambio un gran piacere. Un piacere che io non ho mai potuto provare, ma immagino debba essere bellissimo. Quello di dire tutto il male possibile e immaginabile di un amico, alle sue spalle, naturalmente. Ecco, commendatore, te lo vuoi prendere questo piacere? Senti, guarda, io devo partire. Parto alle 11, adesso non ho tempo e devo fare ancora le valigie. Ma che partire? Quindi... adesso? Ma lascia stare, ma che vuoi per partire? No, io parto, se non parto quelli mi ammazzano. Ma guarda, ti faccio vedere un telegramma. Ma cosa fai vedere? Che mi è arrivato... telegramma? Ma scusa, non hai detto che eri venuto per ringraziarmi? Certo. Che non trovavi il modo, non sapevi come ringraziarmi. Ma sì. Beh, adesso che te lo insegno io, il modo, te lo vuoi partire? Ma purché sia spiccio questo modo. Spiccissimo, no, ti faccio perdere poco tempo, tu devi andare a Livorno e invece del treno delle 11 prenderai quello delle 15. Impossibile! Vergognati, per Dio, vergognati! Ma come tu ammetti, riconosci che ti hai fatto risparmiare non so quante giornate e non vuoi perdere qualche ora per me? Squadriglia! Servizio per servizio.
E poi più ti guardo, più vedo che tu sei l'uomo che fa per me. Io? Sì, tu sei il mio tipo. Mi piace, si quadriglia. Tu sei proprio quello che cercavo. Sì, sì, età, statura, portamento. Cammina un po', scusa. No, cammina un po'. Vai in fondo e poi torna indietro. Ma no, sì, via. Fermati, perfetto. Tu sei l'indulgenza personificata. Sfido. Con un occhio sempre chiuso. Ah, carino, sei simpatico, sei spiritoso, per questo ti voglio bene. Tu poi sei simpatico, sai. Tu poi sei amico di papà. Che papà? Di mio papà. Ma se non l'ho mai conosciuto. Ah, neanche io. Papà è morto che io ero così, guarda. Però tu devi essere amico di mio papà. Mio papà è in commercio, io sono in ditta con papà. Ma siamo rovinati, rovinatissimi. E siamo così rovinati perché io sono... un po' come ti piacerebbe dire, canaglia o farabutto? Canaglia. Ecco, bravo, ti pure canaglia, ma anche farabutto suona bene. Canaglia e farabutto, puoi dire tutte e due. E biscazziere anche. E poi puoi dire qualche altra cosa. Donnaiolo. No, che donnaiolo. Donnaiolo è poco, ma figurati, no, poi lo sanno tutti. No, ci vuole qualcosa di più... Birichino. Ma che birichino, squadriglia. No, più forte, un'offesa. Discolazio. Commentatore. No, falsario. Ti piace falsario? Via, ma sì, falsario. Ma senza no. Complimenti, ti dico, se ti piace falsario, di pure falsario. Di insomma alle mie spalle tutte le infamie, tutte le ingiurie, tutte le parolacce che ti vengono sulla bocca. Sta a te poi pagare quantomeno ti sarà possibile. Pagare? Per questo piacere che ti prenderà. Ma chi? Perché? Cioè, guarda che io non ho capito niente. Ma non hai capito? No. Già, non t'ho spiegato. E allora? Adesso ti spiego, siediti. Sì. Siediti. Ti spiego, ma non ho mica tanto tempo, sai, a momenti sarà qui per battere. Ti spiego in due parole di che si tratta, stammi a sentire. 16 giorni fa, io mi trovavo, come al solito, in mezzo al solito passeraio di amici, sai, eravamo su al Pincio, alla casina Valadier. Ah. A un certo punto passa in automobile, caro mio. Chi? Una donna, ma sai di quelle che ti fanno baciare la punta delle dita, una donna straordinaria, una greca o jugoslava. Straniera, sì, ma bella, con due occhi, splendida, meravigliosa. E allora? Gli amici mi fanno, quella lì non è per te. Dico, come non è per me? Ma immagini il commendatore che ce ne sia qualcuna che non è per me. Dico, come non è per me? Scommettiamo, mi fanno. Dico, vabbè, scommettiamo. Io dico, se fra 3 giorni, a questa stessa ora, io non vi avrò dato la prova lampante di essere arrivato a lei, pagherò la cena per tutti. Erano molti? 80, 90 persone, ti puoi immaginare, mi detti da fare. Certo. E infatti dopo 3 giorni, a quella stessa ora, io passavo in automobile accanto a lei, sotto la casina del Pincio, e salutavo gli amici che graziosamente mi aspettavano. Bravo, ho capito, dai, ho capito. Non hai capito niente. No, aspetta, adesso viene il bello, non ti ho detto ancora tutto. Per arrivare fu facile, capirai, con le relazioni di cui dispongo, fu veramente facile, ma dopo arrivato, caro mio, lì cominciano i guai, perché come si dice... quando sei salito su una scala è difficile lo scendere. Certo, chi sale carico, certo, scende leggero. Ma chi non sale carico, amico mio, me la sono vista brutta. E per uscirne ho commesso una sciocchezza. Una sciocchezza, guarda, dalla quale mi ero sempre guardato bene. Insomma, io sono riuscito a farle accettare in mancanza d'altro, ma facendogliele cadere bene dall'alto, 3 cambialette di 2.000 lire ciascuno. Davvero? Ma non ridere, non ridere, guarda, io di quelle bestie in giro non ne voglio, io ho paura. Credimi, io sono un uomo coraggioso, tu mi conosci, non ho paura di niente, ma delle cambiali sì. Io ho un sacro terrore, credimi. Sono 4 notti che non dormo, ci credi? Io sogno cambiali, ho gli incubi. La notte non riesco a dormire, bisogna assolutamente che io riabbia indietro quelle cambiali. Dunque, io ho scritto ieri a Nada, lei si chiama Nada, eccola qui. È lei che mi riporta nei cambiali come eravamo d'accordo. Vieni, siamo intesi, dai, rispondi. Intesi su che? Sì. Che devo fare? Ho capito, vuoi che paghi io le 6.000 lire? No, che 6.000 lire? Sei matto? Dai, rispondi. A chi? A Nada, è lei. Ma sei matto? Io no. Ma non è mica l'orco, sai che hai paura, siamo già intesi. Oh, che 6.000 lire, per carità. Ma allora intesi su che? Oddio, ma come su che? Che le rovescerai addosso tutte le infamie, tutte le ingiurie, le parolacce che ti verranno sulla bocca.
Cosa abbiamo detto? Canaglia, farabutto, falsario, birichino, no, no, neanche donnaiolo. No, offese forti, terribili. Sì. Le direi che mio padre è sull'orlo del fallimento, che quelle cambiali in mano sua non valgono nulla. E anche facendole protestare non ne caverebbe un bel niente. Te le farai restituire e le darai in cambio. Guarda un po' te, 400-500 lire, non di più, sai, non ne varrebbe la pena. Ma no, ma no, 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 niente affatto, guarda, io non sono parti per me. Come? E poi io con una donna... Ma che donna è donna? No, dai, rispondi, ti dico. No, io vado di là a cambiarmi ed esco dalla scala di servizio. Dai, rispondi. Ma c'è! Squadriglia! Servizio per servizio. Dai, dai. Pronto? Sì. Vabbè, me la passi. Pronto? Va bene. Salga, salga. E adesso come faccio? Che cosa le dico a questa? Cecè! Cecè! Ma quello se n'è andato davvero, questo è matto dalle gare, io proprio... Ma guarda in che situazione, in che pasticcio mi sono cacciato, io no... Oh, che... Io devo partire. Ma guarda se per una gonnella. Il signor Vivoli? Il signor Vivoli? Il signor Vivoli. Ah, il signor Vivoli! E il signor Vivoli, signorina, e il signor Vivoli, no, no. Non c'è. Come non c'è? Non... non c'è. Cecè? Cecè? Allora, chi ha risposto al telefono? Io. Al telefono ho risposto io perché... Mi scusi, lei è la signorina Nada, vero? Nada, va bene. Ma lei, come mai si trova qua e mi invita a salire? Io? No, cioè sì, ecco, le spiego. C'è un equivoco. Non voglio sapere. Ma, scusi... Questa è ancora la stanza del signor Vivoli? Oh, certo, certo, signorina, del signor Vivoli. Vede, io prima le spiego. Io ho sentito al telefono una voce di donna e allora ho pensato che fosse la mamma. La mamma? Che mamma? La sua mamma? No, che mia. Volevo dire... Scambiare la mia voce con quella della sua mamma. Signorina, la prego, lasci in pace mia madre, che in questa situazione non c'entra, grazie a Dio, è in paradiso da un pezzo. Scusi, sa, mi scusi se mi sono riscaldato. Io dicevo, la mamma di lui. Di Cecè? Qua? Sicuro, la mamma di Cecè. Le spiego. Ma scusi, il signor Vivoli. Le spiego. Io sono un amico. Di Cecè? Sì. No, no, cioè anche di Cecè, ma soprattutto io sono un vecchio e caro amico del padre Buonanima. No, 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 cosa dico Buonanima? È vivo, vivo purtroppo. No, no, dico purtroppo perché è vivo per soffrire. Patisce, sa, sapesse come soffre. Mi creda, signorina, dolori, dolori. Non voglio sapere, saranno cose di famiglia. Io non c'entro. No, no, lei c'entra, signorina. Io? Ah, lei, non certo per colpa sua, ne siamo certissimi. Tanto certi che, guardi, ci eravamo proposti, io e la mamma, di venire da lei. Da me? La mamma? Sicuro, la mamma dice c'è. Venire da me? Certo, per metterci nelle sue mani, signorina. Che scherzo è questo? Io conosco il signor Vivoli da una ventina di giorni appena.
Sono venuta qua perché lui stesso... Per carità, non dica altro, ne siamo convinti ed è proprio per questo che la mamma ed io volevamo venire da lei. Ma perché? Perché? Prego, si accomodi. Le spiego. Perché sappiamo che lei, signorina, lei è stata vilmente... Ma cosa dico vilmente? Vorrei dire di più, vorrei dire, ma mi aiuti lei, spudoratamente, ecco. E forse ancora poco. Spudoratamente ingannata da quella canaglia, quel farabutto, quel cagliostro. Ah. Biscazziere, donnaiuolo. No, donnaiuolo no. Falsario criminale, ladro e assassino. Ah, ed è suo amico. Della famiglia, sì signora, amicissimo, e di suo papà che è una perla d'uomo, il più gran galantuomo che Dio abbia fatto e messo in terra. Signorina, vede, lei mi deve credere, noi abbiamo saputo, per confessione di lui stesso. Di lui stesso? Di lui stesso. Di Cecè. Che cosa? Che cosa? Ma non lo so. Ah, non lo sa? No. Glielo dico io, perché che in un momento supremo come questo, in cui basta una spinta, ma cosa dico, una spinta, un soffio, signorina, un soffio, così, può mandare tutto a catafascio, determinare la più spaventosa delle catastrofi. Per carità. Come dice, scusi? No, dico, per carità. Lei ha un certo modo di parlare, se si vedesse. Perché parlo male? E forse mi agito un po' troppo. Ecco, sì, si agita troppo. Dio mio, non posso vederla così agitato. Sa, mi calmerò, mi proverò. Parli più calmo. Prego. Sì, sì, lei mi perdoni, signorina, ma io mi investo nella mia parte di amico. Sono tutto sudato, sa. Dove eravamo rimasti? Che ne so io? Oh, la catastrofe. La catastrofe, e non solo di una casa, di una famiglia, ma dell'onore, signorina, dell'onore di un povero vecchio deriso, pugnalato, assassinato dalla condotta infame, dalle nequizie più scellerate del figlio. Calmo, più calmo, per favore. Sì, più calmo, mi calmo, signorina, perché vedi, in un momento simile, dicevo, questo figlio si espone a firmare, a mettere in giro, dico, lei lo sa, vero? Sono tre. Sì, tre cambialetti. Di 2.000 lire ciascuna. Ma che vergogne sono queste? Vergogne, sì. Vergogne, dice bene, signorina, vergogne. E io ne sono stomacato, mi creda. Dio solo sa quello che io sto soffrendo a parlarne con lei. Sull'orlo del fallimento! E basta! La smetta! Io me ne vado! No, lei non se ne va! Come? Signorina, io la prego, io la scongiuro! Lei non può andarsene! Cosa vuole da me? Io non mi sono mai trovata in una situazione del genere! E me l'immagino, ma io, mi creda, io apprezzo il suo sdegno, la sua esecrazione! Io, ma lei non può andare via! Io vorrei che fosse qui! Ma chi? E chi? La mamma, benedetta donna, dovrebbe già essere qui, ma per unirsi a me, nella preghiera! Ma lei davvero non se ne vergogna? Sì. Me ne vergogno tanto, ma bisogna che io le esponga la situazione. Codeste tre cambiali. Ancora? Ma se non ne abbiamo mai parlato! Ma non capisci, scusi, che seppure io ero disposta, venendo qua, a gettarle in faccia a lui direttamente, ora, per questo affronto di farmene parlare da un altro, io me le tengo qua e provoco lo scandalo! Benedetta! Ah, signorina, creda che se lei avesse in pugno veramente un'arma contro di lui, un'arma che potesse colpirlo, ma colpire lui solo e distruggerlo, annientarlo. Ebbene, guardi, io,
Io e il padre e la mamma stessa le grideremmo: forte, su, colpisca, non abbia pietà, colpisca pure i due poveri caduti. Ma lei non ha niente, signorina, lei ha... non ha nessun'arma contro di lui. Cosa? Ma ha tre pezzi di carta che non valgono nulla. C'è la sua firma. Ma cosa vuole che valga la sua firma? Zero. Ma quale scandalo vuole provocare con uno che è vissuto sempre in mezzo agli scandali? Con uno svergognato, con la vergogna che è il ludibrio di tutti. C'è. Cece! Ma se vive nella migliore società? Ah, perché le fa da buffone? E perché sguiscia, si intrufola dappertutto? Perché presta chiunque i più laidi servizi? Cece! Cece! Cece, cosa ne sa lei, signorina? Lei non immagina di che cosa è capace quell'uomo, ma si è sforcato di fango la canizia veneranda del padre. Il nome, l'onore di una famiglia, si ha dilaniato, sbranato il cuore della povera vecchia madre. Signorina, vede, l'arma che lei ha costinto, questa borsetta, si ritorcerebbe contro quei due poveri vecchi caduti. Eppure guardi, io le direi: faccia, si avvalga di codesta arma, colpisca senza pietà i due poveri caduti, se sapessi che qualche vantaggio materiale ne potesse venire a lei. E invece no, sarebbe una barbarie inutile. Inutile? Perché inutile? E perché? Perché quel poco che è rimasto alla famiglia è oberato da ipoteche da tanti anni. Tante ipoteche scoperte, signorina mia, scoperte. Vede, proprio orora si è stabilito a stento, mercè mia, un accordo fra i creditori, ma un accordo così pieno di sfiducia da parte di tutti i contraenti che, capisce, un vero castello di carte che un soffio lo manda giù. Basta il minimo protesto per una nuova cambiale messa in giro e il crollo sarebbe inevitabile, ne resterebbe schiacciato un povero vecchio genitore. È una povera vecchia madre. Lui no! Lui no, magari! Ma che cosa gliene importa a lui del crollo, del disonore, della morte di un povero vecchio? Cosa gliene importa? Lui firma cambiali. A lui seguita allegramente a firmare cambiali per 6.000 lire. Signorina, guardi, lei mi creda, eh? Lei mi deve credere. Io quel... per quel povero vecchio io sono più che un fratello. E per questi tre pezzi di carta che in mano sua non rappresentano nulla, proprio nulla, un'arma inutile per colpire lui, ma che possono stroncare, uccidere chi non ha né colpa né peccato. Per questi tre pezzi di carta io sarei disposto... Ah, un mercato! Che mercato? Io mi rimetto alla sua generosità. Alla mia generosità? Per una simile impudenza? Vuole che io sia generosa? Ah, non per lui. E che mi importa degli altri? Vabbè, appunto per questo io mi permettevo di offrirle... Un po' di denaro, per la mia generosità. Quanto? Qualche migliaio di lire? Ah, no. Noi siamo d'accordo, cioè mi rimetto a lei. Caro signore, lei sbaglia. Crede di poter avere a buon mercato un sentimento quale la generosità da una donna come me? Io ho sempre sentito dire che loro... Siamo generose, eh? Sì, ma non così. Per amore, semmai. Non per uno che ci mandi una terza persona a supplicarci in nome dei parenti, che mescoli nella sua vergogna la propria madre, l'onore del padre, della famiglia. Questo indigna! Che vuole che mi importi di tutta la storia che mi ha raccontato? Io non provo in questo momento che schifo. È una tale rabbia che se avessi qui tra le mani invece di lei, quel mascalzone! Lo ucciderebbe! Ebbene, mi creda!
lo ucciderei anch'io. Lei mi fa ridere. Rida pure di me, ha ragione, ha ragione. Mi sento così mortificato, umiliato, avvilito. Ma ha avuto un bel coraggio, mi sembra. E per forza mi trovo in mezzo. Mi aiuti lei, signorina. Mi aiuti. Mi aiuti a uscirne da... Ma lo vede, sono così disadatto. Lo vedo. Lei vuole le cambiali. Se crede. Lei dice che non valgono nulla. Nulla? A questo glielo posso davvero giurare, signorina, nulla. E allora, doveva dirmi così. E gliel'ho detto! No, così e nient'altro. E doveva aggiungere che protestandole io avrei fatto ridere le mie amiche, perché avrei fatto loro sapere che ho avuto la dabbenaggine d'accettare. È così che doveva dirmi. E non fare appello alla mia generosità. Io non posso essere generosa. Io mi devo vendicare. E crede che saprò trovare il modo di vendicarmi. E mi vendicherò ferocemente. Ah, se mi vendicherò, questa mortificazione, questo schifo che mi ha fatto provare, per Dio lo sconterà. Ecco a lei le cambiali. Io la ringrazio. No. No. Non mi ringrazi. Non ho parole. Mi creda, signorina, io non... Non ho parole, ma mi permetta almeno di... No, non voglio. Non voglio. Mi lasci fare, per favore. Non voglio, le dico. Si riprenda quel denaro. Per me. Per me. Il poco che io posso fare, me lo lasci fare. Per me, è un favore particolare. Mm? Quanto ha messo lì? 500, signorina. 500? Perché è poco. Guardi. Che cos'è? Modisteria Alfa. Cappello di seta beige con piume esotiche, autentiche brasiliane. 1650. Ecco fatto. E mi scusi, mi perdoni se prima ho esagerato e grazie. Grazie anche a nome di... Basta! La prego. Scappo. Corro a dare l'annunzio del suo atto generoso a... Basta! Ha ragione, non aggiungo altro. Grazie, signorina. Ah, me la pagherà. Me la pagherà. Aspetta.
C'è. Naduccia mia bella. Tu, con quale faccia? Perché, cosa c'ho? Hai l'impudenza? Ah, perdonami, ti ho fatto aspettare, ma non credevo di fare così tardi. Scusami, eccomi qua. Ah, oddio, m'hai fatto male. Troppo forte, perché? Come perché? Hai il coraggio di domandarmi perché? No, no, perdonami, ti ho già chiesto perdono, ma in fondo cosa avrei aspettato, una mezz'oretta? Perdonami. Ah, per questo? Ma non capisco, per cos'altro? Sei stato con la mamma? La mamma? Ma che mamma? Con la tua mamma, che doveva venire a pregarmi, a scongiurarmi di avere pietà. La mamma? Ma che dici, sei matta? Ah, sono matta, imbroglione. Ma, scusa, ma che c'entra la mia mamma? Ma, dai, vieni qua, su, dai, vieni. Imbroglione. Lo so bene che non c'entra. Ti pare che ci abbia creduto? Ma che cosa? Ma io non capisco più niente, ma tu sei impazzita davvero. Ma che ti è successo, Nada? Il fallimento, la rovina, il disonore. Tutto a catafascio per le tue nequizie. Un povero padre a cui hai insaccherato la canizie veneranda. Una povera madre. Imbroglione, gaglioffo. Come, non ti vergogni? Ma tu farnetichi, mia cara. Ma io ti prego di spiegarmi, io non capisco niente. No? No. Proprio, non capisci niente. È naturale che non capisco niente. Scusa, ti vedo arrabbiata, credevo che fosse per il mio ritardo. Adesso mi parli di mia madre. Io non capisco niente, ma scusa. Dio, Dio, Dio. Come Dio? Dio. È possibile una faccia così a prova di bomba? Ma quell'uomo dall'occhio murato! Dall'occhio murano? Di vetro? Murato, murato! Ti ho trovato qui, al tuo posto! Un uomo dall'occhio murato? Sì, amico di tuo papà. Ti prego di avere un po' di rispetto. Io non ho né padre né madre, io sono orfano. Ma che dici? Oh, ma mi volete fare impazzire sul serio? Bada, sai. Sei uno scherzo. Ma che scherzo è scherzo? Ma ti pare che abbia voglia di scherzare? Ma tu mi devi spiegare, io ti prego di spiegarmi con calma. Con calma, ragioniamo. Io non capisco più niente, scusa, mi stai frastornando. Ma chi hai trovato qui al mio posto? Un uomo dall'occhio murato? Murato. Ma che vuol dire murato, scusa? Murato. Chiuso, tappato, così. Con la calce, con murato. Tappato. Ho capito. E l'hai trovato qui? Sì. Ecco, e come mai? E che ne so io? Come? Era qua. Ho telefonato, mi hanno invitata a salire. Beh. Credevo di trovare te. Sì. Ho trovato lui. Hai trovato? Sì. E chi l'ha fatto salire? Ma lo domandi a me? Ah no, scusa, no, hai ragione. Lo domando giù in portineria perché voglio andare in fondo. Hai ragione. Tu trovi della gente. Avrà sbagliato camera. Ma scusami. Un uomo da... Pronto? No, scusa, un momento, ma... No, dimmi bene, ma... Ma non murato, forse bendato? Bendato, sì, ma sotto la benda, era murato. Ho capito, e tu dici murato, mi fai confondere, con una benda nera qui. Con una benda nera. All'occhio sinistro. All'occhio sinistro. Oddio mio, e che t'ha detto? Ti aspettava tua madre, per venire da me a pregarmi. Mia madre, e tu ci hai creduto? Ma no, ti dico di no. Ma a pregarti di che? Di restituire le tre cambialli. E tu? Come io? No, dico, tu gliel'hai date. Si è messo a parlare della rovina della tua casa. Oddio, che canaglia, e poi? Che tuo padre stava sull'orlo del fallimento. Mio padre? Sì. Che farabutto! Che bastava una spinta, no, un soffio, così, a mandar giù un accordo che era riuscito a stabilire tra i creditori. Lui? Che sì. Ladro assassino! Con tanta furia. Ma tanta furia che mi pareva... Oddio, che ribrezzo. Mi pareva che l'altro occhio dovesse schizzarli dalla faccia e saltarmi addosso. Ma rispondi a me, lascia stare l'occhio. Ma tu dico, queste cambiali gliel'hai date o non gliel'hai date? Ma detto, dimostrato che non valevano nulla, che non avrei potuto cavarne alcun vantaggio. Ma insomma, gliel'hai date o non gliel'hai date le cambiali? Sì, gliel'ho date. Disgraziato, mi hai rovinato, rovinato. Come? Mi hai rovinato. Io? Sei tu.
per giunta. Sì, per giunta, ma è rovinato. Ma tu lo sai chi è quello lì? No. Ah, non lo sai? No. Quello è il più lurido, il più feroce strozzino che esista sulla faccia della terra. È un sanguisuga, un vampiro. Quello lì. Sì, quello lì, quello lì. Ma come hai fatto a credergli? Come hai fatto? Ma non ci ho creduto. E allora? Ho creduto che me l'avessi mandato tu. Io? Sì, per riavere le cambiali. Oddio, ma com'è possibile? Ma come? Ma se te l'avevo scritto io stesso, di venire qui a riportarmele. Come? Io le volevo cambiare. Eh già, le volevo indietro e in cambio darti il denaro. L'ho qui con me, sai, il denaro. Ah, sì? Sì, l'avevo. Ma come ti sei arrischiata a dargliele? Ma come hai fatto? Ma come? Oddio, ma perché gli hai creduto? Ma come ti sei arrischiato a dargliele? Ma come ti sei arrischiato? Ma come hai fatto? Mi hai rovinato. Ma che ne so io? Ma chi lo conosceva? Ma se non sapeva neanche parlare. Di quello lì? Sì, tutto impacciato, pregava, sudava. Già, perché quello sa fare lo scemo a meraviglia. Quello è un impostore, è un attore, recita. Quello fa finta, quello recita. Non c'è parte che non sappia fare. Da usuraio, da mezzano, da servo, da padrone. Il porco, l'asino, la iena e la serpe, la tigre e il coniglio. E tu, che ingenua, ma tu sei ingenua, ma come hai fatto? Tu sei caduta nella trappola che egli ti ha teso. Oddio mio, ma ora il midollo lo succhierà a me, hai capito cosa hai fatto? Già, e lui ce l'ha con me perché erano anni che mi faceva la caccia. Sì, mi faceva la posta perché io gli ho strappato dalle grinfie più di una vittima. Io ho salvato tanta gente, l'ho svergognato pubblicamente. Ma tu capisci l'ironia, io ho salvato tanta gente e mi trovo nel... Ma, un momento, ma come ha saputo di queste tre cambiali? Non lo so. No, io voglio sapere come ha fatto a sapere che tu dovevi venire qui a restituirmele. Che ne so io? Non lo sai? No. Ma dimmi la verità, Nada, ma tu questo signore non l'avevi mai visto prima? Io? No. Per niente. Allora ne hai parlato con qualcuno. Ma ha detto che lo sapeva per tua stessa confessione. Per mia stessa? Sì. Com'è possibile? Ma vedi, no, tu ne hai parlato con qualche tua amica, sicuramente. Ma no! Cerca di ricordarti, Nada, è importante. Veramente ne ho fatto cenno. Lo vedi, a chi? Non ricordo. A qualche tua amica, No, a un tuo amico. A un mio amico. E quello tiene spia dappertutto. Ma perché parlate? Perché... quello... E forse, certamente, me l'ha mandato lui quel seccatore, questa mattina che mi ha trattenuto. Ma sì, io perciò ho ritardato, capisci? Mi ha trattenuto un signore, non mi lasciava più andare via. Già, mi ha trattenuto per dare tempo a lui di venire qui e sorprenderti. Capisci che piano diabolico che hai architettato? Mai rovinato. Il 100% mi farà pagare su quelle 6.000 lire, il 100%. Ma io non capisco, scusa Nada, ma tu così per niente gli hai dato tre cambiali con la mia firma, per niente? No, mi ha dato qualcosa. Ha dato qualcosa? Sì. E quanto? Mille. Mille? 600. 600? 50. 1650, non di più. 1650 per 6.000 lire, ma capisci che carogna? Sulle quali mi farà pagare il 100%. E me ne voleva dare soltanto 500. Hai capito? Ha cercato anche di tirare. Sì. Hai capito? Ma... Appena gli ho fatto vedere la nota del cappello. Che cappello? Quello lì. Quello lì? Ah, quello con le piume brasiliane. Ma scusa, ma questo cappello qui non mi avevi detto che era già stato pagato? E che vuol dire? La nota ce l'ho sempre con me. Ah, ecco. E puoi usarla tutte le volte che vuoi. Certo. Brava. Invece hai visto io che... tre cambiali, 6.000 lire. 6.000 lire. E come faccio adesso? Come faccio? Come faccio? Oddio. Che carogna. E io lo sapevo che prima o poi... Senti, Cece. Sì, scusami. Te ne vai, Nada? Almeno questi. Ma che dici? Ma sei impazzita. Cece.
Te ne prego. Ma cosa dici? Ma non ti permettere nemmeno, ma come? Ma fammi questo piacere. Ma che mi vuoi dare? 1650? Sì, su, Cece. Ma dici sul serio? Sì. Ma come mai? Ma ti sta bene, sai, ti sta bene, perché tu hai potuto credere a tutte le infamie che quella carogna ti ha detto sul mio conto. Di' la verità, ha detto male di me, vero? Caro mio, sapessi. E sono in bianco, capisci? Sono in bianco, senza scadenza fissa. Me le può protestare quando vuole, ma non me le protesterà mica, sai. Ah, no? Ah, no, no. No, mica è scemo quello lì. No, quello mi terrà così, in sospeso, per impormi, come si dice, gli interessi a suo piacimento. Quella è una carogna. Chissà per quanto tempo io dovrò pagare. Ma scarzone, mi succhierà il sangue, sai, come ha fatto con tanti altri. Il sangue? Povero Cece. Lo vuoi dire forte? Vieni qua. Cece, non lasciami perdere, ma mi hai rovinato, mi hai rovinato. Stai tranquillo, ti compenserò io. Ah, questo sì, e io lo credo bene, sai. Mi dovrai compensare alla stregua dell'usura che mi farà quel mascalzone. Anche di più. Ma è pure la rabbia, capisci? La rabbia di essere caduto in quelle mani. E ti farò passare anche la rabbia. Così. Cos'è? Comincia il compenso? Mm-hmm. E allora subito un bacio qua. Ecco un bacio qua. E di un po', ne ha dette molte quell'infame su di me, vero? Tante. Per ognuna voglio un bacio. E dove dico io? Allora cominciamo. Che t'ha detto? Che t'ha detto? Canaglia. Canaglia? Mm-hmm. Voglio un bacio qui sul lobo. Oh, mi piace sul lobo, sì. Poi che altro t'ha detto? Farabutto. Quest'altro lobo. Oh, che bello lobo. Poi? Continua, che t'ha detto? Aspetta. Falsario. Falsario, voglio un bacio qui. Dove vai? Discazziere. Ladro! Io, ma che? Ricattatore! Ah, yeah. Ancora, ancora. Infame! Sì, poi, scellerato! Sì, sono quasi pronto, ancora. Miserabile! Sì, dimmi. Faccia da galera! Vieni qua. Mascalzone! Sì, e poi? Maiale! Maiale, io sono un